Bentornati sul canale di Player.it. Oggi recensiamo Man of Medan. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi nemmeno uno dei nostri video. Man of Medan è il primo racconto interattivo della serie antologica The Dark Pictures, un archivio che si riempirà man mano di nuove storie, leggende in cui è labile il confine tra realtà, fantasia e folklore. Tutte all'insegna del terrore e del mistero. Come da tradizione dei prodotti Supermassive Games, siamo noi i padroni del destino dei personaggi. Man of Medan è ispirato alle storie sovrannaturali che si sono tramandate negli anni riguardo a Laurang Medan, una nave mercantile olandese che ha davvero solcato gli oceani. Nel giugno del 1947, Laurang mandò un segnale di soccorso che fu raccolto da due navi americane, i cui occupanti, una volta saliti a bordo, trovarono l'equipaggio senza vita e in pose terrificanti. Sui cadaveri nessun segno di violenze subite. Protagonisti di Man of Medan sono cinque giovani ragazzi, appassionati di immersioni ed esplorazioni subacquee. Brad, Alex, Julia, Conrad e Fliss. Affittano una barca per immersioni, la Duke of Milan, con l'obiettivo di andare alla scoperta di un relitto di un aereo che persequata molti anni prima e ora adagiato sul fondo oceanico. L'avventura dei giovani sembra andare tranquillamente, finché il gruppo non viene preso di mira da quelli che, a prima vista, sembrano pescatori. La Duke of Milan diventa il luogo di un sequestro, la sezione che poteva essere giocabile nella demo, ma il vero orrore deve ancora avere inizio. L'imbarcazione, in balia di una violenta tempesta, si ritrova a pochi metri da una grossa nave mercantile, su cui i giovani esploratori e i rapitori decidono di salire. Scopriranno a loro spese che si tratta proprio dell'Laurang Medan. La storia è molto semplice da seguire. La finalità della narrazione, infatti, è quella di far sentire il giocatore unico e vero burattinaio dei destini dei personaggi. Per far ciò non è necessario un intreccio complesso, ma è essenziale che la storia sia in grado di mettere sul filo del rasoio le vite dei protagonisti, senza fronzoli e trovate artificiose. Parlare di gameplay nudo e crudo per Man of Medan è un po' insolito, perché proprio come in Until Dawn e altri titoli che si focalizzano sulla possibilità di cambiare gli eventi attraverso i cosiddetti butterfly effect, il vero gameplay è rappresentato dalle nostre scelte. Ci muoveremo vestendo i panni a turno dei cinque personaggi, agendo sulle fasi più concitate attraverso i molteplici QTE presenti. Ciò che rende peculiare Man of Medan è la possibilità di plasmare le personalità dei personaggi e modificare i tratti che li contraddistinguono. Ciascun protagonista ha il proprio carattere, che viene esposto al giocatore in un menu apposito, attraverso dei tratti, arroganza, fermezza, aggressività, timidezza, altruismo, eccetera, che possono cambiare in virtù di scelte di dialogo fatte spesso sotto pressione e con un tempo limitato. I tratti, dunque, sono dinamici e possono essere modificati a tal punto da portare un personaggio timido e docile a diventare aggressivo e non curante della salute degli altri. Queste modifiche al carattere vanno a influenzare le relazioni, cioè il livello di legame che intercorre tra un personaggio e tutti gli altri. Ovviamente, per poter davvero assistere a mutamenti nei rapporti, e dunque nella trama, è necessario portare a termine più di una run. Prendere un coltello o non prenderlo cambia del tutto l'approccio alle scene successive. Essere ottimisti circa una situazione farà cambiare idea sul nostro conto agli altri personaggi, che, se guidati dall'IA, si comporteranno di conseguenza. Vi possiamo assicurare che in una singola scena è possibile modificare gli eventi tanto da portare 4-5 esiti diversi che vanno poi a influenzare ciò che viene dopo, e così via per decine e decine di scene e opzioni di dialogo. Di tanto in tanto il gameplay sarà arricchito dal minigioco del battito cardiaco, che si attiverà quando siamo nascosti. Se falliremo, il nemico verrà allertato dal nostro stato di panico. Basteranno? Se restiamo a secco, chiameremo i rinforzi. Allora, senti, non sono mai stato laggiù prima. Dove? Sott'acqua. In immersione. Mi puoi mostrare come fa un professionista? Sul serio? Sì. Cioè, sei seriamente venuto qui senza aver mai preso lezioni? Dal punto di vista tecnico, la grafica, che poggia sul motore di Unreal Engine 4, è davvero esaltante per quanto riguarda gli sfondi e gli ambient. La qualità diventa altalenante quando parliamo di personaggi, perché questi sono ben modellati e hanno una buonissima espressività, ma quest'ultima volta sembra eccedere. Alcuni volti si spingono oltre, facendo smorfie che non sembrano molto realistiche. Il sonoro ha la stessa sorte. Ottimo come musica e accompagnamento, e ancora migliore quando cessa e lascia il posto ai silenzi all'interno dei lunghi corridoi della nave. Il doppiaggio soffre maggiormente di alti e bassi, con personaggi doppiati davvero benissimo e altri invece che sembrano essere addirittura svogliati. Sulla longevità bisogna fare un discorso a parte, e non basta indicare le ore che occorrono per portare a termine Man of Medan.
Una run singola dura più o meno 5-6 ore. Ora molti avranno storto il naso, sapendo una data così risicata, ma bisogna tener conto di altri tre fattori. Anzi, quattro, ma sul quarto ci torneremo dopo. Il primo è che Man of Medan fa parte di un'antologia che verrà rimpinguata di episodi, come si trattasse di una serie di racconti ad itinere che non è stata ancora completata. Il secondo fattore riguarda il prezzo. Man of Medan è venduto, proprio per questa sua natura antologica, al prezzo di budget di 29,99€. Onestissimo per ciò che offre. Il terzo fattore è quello più importante, la rigiocabilità. Man of Medan non è pensato per una singola run, ma per essere rigiocato più e più volte. Giocare una sola volta significa perdersi quasi tutto. Arriviamo poi al quarto fattore, che si collega direttamente alla longevità di Man of Medan, il multiplayer. Il titolo presenta due modalità multiplayer, una locale e una in co-op. Nel primo caso abbiamo una modalità denominata serata al cinema, a cui possono giocare fino a 5 giocatori, seduto uno di fianco all'altro. Ognuno prende le redini di un personaggio, e quando si finisce il proprio turno, semplicemente va passato l'unico controller all'amico che deve giocare. Veloce e divertente. Ma è la seconda modalità a giustificare la durata esigua della run singola, la co-op online. Per due giocatori questa modalità è la più immersiva e la consigliata per giocare al meglio Man of Medan, tanto che gli stessi sviluppatori invitano a vivere l'esperienza con un amico. La peculiarità sta nel fatto che i due giocatori sono del tutto ignari delle scelte fatte dall'altro. Il titolo di Supermassive Games offre un'esperienza horror contenuta nella run singola, ma altamente rigiocabile e godibile soprattutto in co-op o durante una serata con gli amici, grazie a un multiplayer locale divertente e originale. La storia da cui attinge Man of Medan è misteriosa al punto giusto e propone un'atmosfera da racconto horror da leggere durante una serata estiva. Questa era la recensione di Man of Medan. Se l'avete apprezzata, lasciate un like e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Un saluto e al prossimo video.